Ecco, abbiamo alle porte l'anno dello Spirito Santo, voluto dal Padre, Santo Padre, dopo l'anno di Gesù Cristo e prima dell'anno del Padre, come preparazione al Giubileo del 2000. La nostra comunità deve celebrare l'anno dello Spirito Santo. Come comunità, all'interno, interessa soprattutto un incontro con lo Spirito Santo, sia un incontro personale, sia un incontro comunitario. Ci saranno certamente ad altri livelli incontri particolari, solenni, celebrazioni, tutto quello che volete, però tutto questo apparato, possiamo dire, socio-religioso, non ha senso per noi ed è sempre secondario. All'incontro comunitario e personale con Cristo Signore nello Spirito Santo, il quale dà in abbondanza il suo Spirito. Questo incontro comporta di metterci in ascolto dello Spirito. Lo Spirito parla alle chiese. Qui davanti l'Apocalisse di Giovanni, dove è detto a tutte le sette chiese, cominciando da quelle di Efeso, ecco, chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Questa comunità è la Chiesa dello Spirito Santo ed è a questa comunità che lo Spirito si rivolge, rivolgendosi a questa comunità. I membri di questa comunità debbono mettersi in ascolto dello Spirito. Perché? Perché questa comunità è nata dallo Spirito. Dopo la Pentecoste, lo Spirito crea la comunità, cioè lui ha creato il capo nel grembo di Maria, lo ha portato attraverso il Golgota al trionfo, alla risurrezione, lo ha fatto ascendere al cielo e adesso deve creare la comunità attorno al capo. E subito dopo le Pentecoste, ecco la prima comunità della Chiesa, per cui è proprio dello Spirito far comunità, ossia creare il corpo attorno al capo. Avere il senso della comunità, questo è il primo requisito per metterci in ascolto come comunità
e l'ascolto dello Spirito. Noi, come comunità carismatica, siamo nati dal soffio dello Spirito, un intervento particolare è avvenuto per noi quando nessuno di noi se lo aspettava. Ecco che è venuto lo Spirito, ci ha radunati tutti, ognuno era per conto proprio, ci ha messi insieme e ha formato la comunità qui al Sacro Cuore. Ne ha formate tante comunità, comunità che sono porzioni della grande comunità della Chiesa. E come si può dire della Chiesa che in Efeso, della Chiesa che in Palermo, della Chiesa che in Costantinopoli? Così anche del rinnovamento si può dire, il rinnovamento che è in Palermo, il rinnovamento che è a Trapani, il rinnovamento che è a Roma, intendendo come comunità di rinnovamento quelle che lo Spirito ha suscitato in tutti i cinque continenti. Un fenomeno portentoso che ha riscontro nella Pentecoste. Nel Pentecoste nessuno si aspettava che di punto in bianco attorno agli apostoli rozzi si radunassero 3.000 persone, poi 5.000 persone in pochi giorni. Era lo Spirito che crea, e nessuno poteva immaginarsi che al soffio dello Spirito nascessero tante comunità nel mondo. Sempre bene ricordare le cifre: 80-85 milioni di cattolici, una cifra spaventosa di fronte alle altre aggregazioni ecclesiali. E se si guarda tutta la cristianità, 450 milioni, perché tutti i pentecostali sono tutti carismatici, per cui sono sorte migliaia e migliaia di comunità al soffio dello Spirito. E allora bisogna ravvivare in noi il senso di Chiesa, il senso di essere comunità nello Spirito. Questo lo dico perché può succedere che noi, per prurito di cose nuove o di cose più personali, andiamo a destra e a sinistra a formare piccoli corpuscoli che nuocciono alla comunità. Devono perciò, queste cose devono succedere, niente di strano. E allora rafforzare il senso di comunità, il senso che noi siamo la comunità dello Spirito Santo. Soltanto allora noi possiamo ascoltare la voce dello Spirito, perché lo Spirito parla. Per cui dobbiamo essere in ascolto come comunità di ciò che lo Spirito dice. Poi ci sarà l'ascolto personale come membri di questa comunità, perché tutti siamo impegnati nella costruzione di questa comunità.
Questo è il primo punto che io vorrei ribadire, perché spesso può nuocere questo turismo, questa sete di novità, come può nuocere ogni partigianeria, ogni divisione, perché dividere la comunità di Cristo e dividere Cristo. Per cui l'ascolto che dobbiamo prestare allo Spirito concerne la comunità stessa nel suo essere. Sei la comunità da me creata. Conservati come comunità da me creata. Qui incontrerai il tuo Signore, incontrerai il tuo capo. Qui, dal capo, attraverso le diverse articolazioni, scenderà per le giunture e per tutte le articolazioni di ogni membro la grazia, il carisma per l'edificazione della Chiesa stessa, ossia del corpo di Cristo nell'amore. Io non so come inculcare questo pensiero, questa idea base, perché se la comunità non ha la coscienza viva, vivissima, di essere comunità, se non ha vivissimo l'interesse di tutelare la comunità dalle disgregazioni che possono nascere all'interno, ne nascevano i tempi di Paolo in tutte le chiese, perché l'elemento umano porta alla disgregazione, si aggiunge il nemico che porta alla disgregazione, e difendere anche la comunità dagli attacchi esterni, perché il nemico suscita nemici. Per nuocere alla compattezza della comunità, ora noi vorremmo innanzitutto stabilire questo, che se vogliamo che lo Spirito ci parli, dobbiamo essere Chiesa. Comunità nello Spirito, prendere coscienza di essere comunità, prendere coscienza dell'obbligo che abbiamo di tutelare la comunità da disgregazioni interne, da disgregazioni esterne, e vivere lo spirito di comunità, perché qui si attinge la vita di Dio. Con ciò non vogliamo dire che la vita di Dio non ci sia nelle altre Cesare, dovunque, perché lo Spirito Santo è in tutte le comunità e crea migliaia di comunità. Però se la comunità è questa per te, perché a questa comunità Dio ti ha chiamato, tu devi prendere coscienza di essere comunità nello spirito della noce, e devi lottare contro te stesso, che sei prima disgregatore, perché vuoi fare da te, e quando le cose non vanno a tuo genio te ne vuoi andare o incominci a mormorare. Sei il primo elemento disgregante della tua comunità. Perché, come dice Paolo nella allegoria del corpo, se un piede dicesse io voglio fare da mano, oppure se questo non mi va, e allora il primo disgregatore sarei io. Io devo tenere il posto che ho nella comunità, il posto che lo Spirito mi ha assegnato, per cui deve essere il primo responsabile
perché la comunità viva e perché tutta la comunità compatta attorno allo Spirito ascolti la sua voce. Ci possono essere elementi disgregatori all'interno, e allora chi ha senno deve bloccare questi elementi disgregatori se veramente ama la comunità. Elementi disgregatori ce ne sono stati sempre. Quando la comunità degli Israeliti era nel deserto, quante sedizioni, sedizioni di Core, Datan, Abiro, sedizioni familiari, financo sua sorella, in combutta con suo fratello Aaron, fece la sedizione nel clan familiare contro Mosè. Per cui non dobbiamo meravigliarci, però siamo impegnati ad impedire tutti questi elementi che possono fermentare in seno alla comunità e che tendono a disgregare la comunità. E poi guardare alla comunità e tutelarla dagli attacchi esterni che possono venire dai demoni. Ci sono i demoni dell'impurità che cercano di infiltrarsi nella nostra comunità. Ricordate le Madianite. Ieri c'è stato, e questa mattina pure, due testi ricorrenti che io non ho letto, ma il profeta si scagliava contro le vacche di Basan, di Samaria. Due testi che ricorrono, ma che non vanno bene in un contesto, per cui nel discernimento ho pensato di rimandarla ad altro tempo. Comunque c'è il demone dell'impurità che può infiltrarsi nei nostri gruppi dall'esterno. La cupidigia, il denaro, il potere, il successo. E possono avvenire delle coalizioni per cui una comunità può essere attaccata con l'intento di disgregarla. Ora, se noi abbiamo coscienza di essere comunità, dobbiamo combattere questi tre grandi nemici. Il nemico che è dentro di noi, che vuole fare a testa sua. Il nemico che può essere dentro la comunità per questi fermenti che nascono, e il nemico che attacca dal di fuori. Cioè, io ribadisco questo concetto di amare la comunità, in modo che una volta che noi amiamo la comunità, il senso della comunità cresce in noi e siamo fieri di appartenere alla comunità e non disprezzare la comunità mai. Nessuno disprezza sua madre, e anche c'è qualche panno un po' sporco, questo panno, come si suol dire, si lava in famiglia, non si mette fuori. Alle volte mi fa pena quando sente qualche cosa a carico della comunità della noce. La comunità della noce è migliore, dico sempre, di tutte le altre comunità della Sicilia, prese una per una. È chiaro che, come c'è in tutte le altre comunità, anche qui ci sarà del male. Però dobbiamo essere fieri della nostra comunità. Il Signore ci ha chiamato qui e dobbiamo amarla, dobbiamo difenderla, dobbiamo portarla avanti, dobbiamo farla splendere come una lucerna nel buio della notte. Per cui bisogna essere fieri
dell'appartenenza a questa comunità. E soltanto quando noi realizziamo quest'amore e prendiamo questo atteggiamento nei confronti della comunità, che poi siamo tutti noi, allora lo Spirito parlerà alla comunità e dirà alla comunità il bene e il male. Qui nell'Apocalisse abbiamo l'invito ad ascoltare quello che lo Spirito dice alle Chiese. Rileggere ogni tanto questi testi non fa male, perché un po' tutti ci ritroviamo ad Efeso, ci ritroviamo a Smirne, a Filadelfia, a Laodicea, e lo Spirito che parla alle Chiese. Lo Spirito che ricorda cose vecchie e cose nuove, perché questa è l'azione dello Spirito, l'attività dello Spirito, ricordarci tutto quello che Gesù ci ha detto. Lo Spirito Santo racconta, è il raccontatore, racconta a noi quello che è di Dio. Lo Spirito Santo penetra nelle profondità di Dio e racconta quello che ha visto, quello che c'è. Lo Spirito Santo conosce tutto di Gesù e racconta. Lo Spirito Santo che ha parlato attraverso le Scritture, perché questa è l'appellativa dello Spirito, crede nello Spirito Santo, come detto, Signore, cioè Creatore e Signore, che ha parlato per mezzo dei profeti. Ecco, che ha parlato per mezzo dei profeti. Dunque, è uno che parla. E allora ci racconta tutto quello che ha visto in Dio, quello che è stato rivelato fin dagli inizi. Ci racconta tutto di Cristo, il rivelatore del Padre e del mistero nascosto. Ci racconta cose misteriose, mai svelate, ma che lo Spirito svela ai santi di Dio. Ci racconta anche le cose future che verranno. Però bisogna essere in ascolto dello Spirito. Ci racconta di Dio, ci racconta di Gesù, ci racconta di noi stessi, cioè ci dice quello che è dentro di noi. È scritto: lo Spirito Santo parla al mio spirito, è lo Spirito che mi fa ricordare e parla al mio spirito, mi rinnova la memoria, è la memoria per me del Padre e del Figlio, è la mia memoria. Spirito Santo, e come nelle memorie noi ripetiamo, lo Spirito ci ripeta la storia di amore tra noi e Dio, Lui che è Spirito di amore. Ed è bello essere in ascolto dello Spirito come comunità. Ci sarà un ascolto dello Spirito come persona, ma questa sera vorrei puntualizzare questo ascolto dello Spirito come comunità. Comunità della noce, lo Spirito parla a te e ti dice. Vediamo cosa ci dice lo Spirito. Potrebbe parlarci come fossimo ad Efeso, a Smirne, a Filadelfia. Ma vogliamo noi un poco identificare attraverso quello che lo Spirito ci va dicendo, ci dice ogni anno,
quello che più importa per noi. Guardate, c'è tanta parola di Dio, dono dello Spirito, alla nostra comunità, un grande tesoro, ma quale conto ne facciamo noi? Chi orecchie ascolti quello che lo Spirito dice alla Chiesa. Una volta tutti avevamo i taccuini, penna e taccuino, e ascoltavamo quello che lo Spirito Santo diceva. Portavamo a casa i testi ed erano il pascolo per tutta la settimana. Lo Spirito Santo ha detto questo. Adesso c'è molta più parola di Dio, ma c'è forse meno ascolto della parola di Dio, meno attenzione allo Spirito che parla. Per cui se vogliamo cominciare a celebrare l'anno giubilare, il proposito che vogliamo formulare questa sera è questo di metterci in ascolto dello Spirito come comunità. Lo Spirito ha parlato, lo Spirito parlerà. E ci chiediamo al Signore questo spirito di ascolto. Oggi si ascolta la voce del Signore, non volere indurire il tuo cuore. Perché se lo Spirito parla è perché noi mettiamo in esecuzione la parola dello Spirito. Lo Spirito ci parla, sì, di Dio, delle cose meravigliose che ha visto in Dio, ci parla di Gesù, ci parla dei misteri divini, però lo Spirito è molto pratico e vuole incarnare la parola sua dentro di noi. Ci parla di quello che è necessario a noi. Egli attualizza la sua parola al momento presente e ai bisogni presenti della comunità. Egli descrive la comunità con i bisogni della comunità, puntualizza la comunità quello che bisogna fare. Ecco, allora il proposito che vogliamo formulare quest'anno è di metterci in ascolto dello Spirito come comunità. Ha tanti organi lo Spirito, ha i suoi profeti. Sapete quanti profeti ci sono qua? Ce ne sono una decina di profeti. Quelli che si vedono, quelli che non si vedono. Quelli più precisi, quelli meno precisi. Però lo Spirito parla e parla a ciascuno di noi. Scoprire i carismi dello Spirito, quelli che hanno doni di conoscenza. Ce ne sono diversi che hanno doni di conoscenza. Ci sono quelli che hanno doni di sapienza, noi non lo sappiamo. Ci sono quelli che hanno doni particolari, che celano. Abbiamo una ricchezza in mezzo a noi. Ed è attraverso le parole che lo Spirito ci dirà che noi comprenderemo il bene che è dentro di noi, la ricchezza che è dentro di noi, la povertà che è in mezzo a noi, i doni che sono in mezzo a noi, i difetti che sono in mezzo a noi. Sentiremo come lo Spirito redarguisce, ammonisce, rimprovera, ma anche consola, perché è uno spirito di consolazione. Io non vado oltre, ma mi vorrei fermarmi un momento sulla lettura di Efeso. Perché Efeso? Perché è la prima lettera. E poi perché noi siamo il primo gruppo della Sicilia. O volete, o non volete. Storicamente risulta che
l'unico gruppo bello, grande e primo che fu fondato è questo. Fondatore lo Spirito Santo. Per cui mettiamo questa sera attenzione a quello che lo Spirito dice alle chiese di Efeso. Vediamo chi vuole proclamare questa parola dello Spirito ad Efeso. E cerchiamo di memorizzare questa parola, di attualizzarla per noi, perché in questo momento noi siamo Efeso. Amen. Tuttavia, hai questo di buono, che detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Al vincitore darò da mangiare dell'albero della vita, che sta nel paradiso di Dio. Ecco, non stiamo qui a spiegare. Ognuno mediti per conto suo. Soltanto puntualizzo questi tre punti. Innanzitutto, il primo punto. Conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza. Ecco qua. 22 anni che siamo in cammino. Signore, conosce le nostre opere, la nostra costanza. E anche il fatto che non puoi sopportare quelli che insidiano la comunità, che si dicono apostoli e non lo sono, che nuocere alla comunità e lì è trovato bugiardi, perché non sono stati nella verità. Tante volte possono esserci dei bugiardi in mezzo a noi che si fingono apostoli, che dicono di parlare per zelo quando poi fanno del male. E allora il Signore dice: questo è di buono, che sei stato costante nelle buone opere, che mantiene la buona dottrina, non puoi sopportare quelli che sono bugiardi, soprattutto non puoi sopportare i Nicolaiti, era una setta che introduceva novità nella dottrina. Per cui c'è una lode. Ma poi c'è un primo biasimo. Cos'è questo primo biasimo? O però sei costante, accogliamo così, e hai molto sopportato per il mio nome, senza stancarti, è una lode che ci dà. Perché lo Spirito Santo loda anche per incoraggiarci. Invece, quelli che scoraggiano, questi non vengono da Dio. Quelli che correggono con amore e per amore vengono da Dio. Ma quelli che scoraggiano non vengono da Dio. Sono i disfattisti. Però qui dice che ho però da rimproverarti alcune cosette che hai abbandonato il tuo amore di prima. Ecco, non sei fervoroso come prima. Le tue opere non sono quelle di prima, non c'è la carità di prima, non c'è l'ardore di prima, ti sei
appisolato, ti sei così indebolito dall'amore e tu lasci molto, tu non mi piace l'altro termine, lasci molto a desiderare, non sei come prima. Ricorda dunque da dove sei caduto, ricorda i primi tempi e ravvediti e compi le opere di prima. Ecco, compiere le opere di prima, non le prime opere, ma o compiere le opere di prima, e sì, io con lo stesso fervore, con lo stesso impegno che avevi prima. Il Signore vuole un ritorno all'amore, un ritorno all'impegno, un ritorno al fervore, non la tepidezza che tante volte ci coglie. Terzo elemento è la minaccia, perché il padre minaccia il figlio, e lo minaccia per amore, perché i figli di fronte alla minaccia apre gli occhi e ci dice così: ricorda dunque e ravvediti, perché altrimenti io verrò e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto. E quel Signore minaccia di rimuovere il candelabro. Il candelabro porta la luce, ci metterà nelle tenebre, nella confusione. Però una cosa piace al Signore, ed è che noi abbiamo combattuto le opere dei Nicolaiti, che anche io detesto. E poi ci esorta ad aprire gli orecchi e ascoltare la voce dello Spirito. Se noi ascoltiamo adesso, ci interpella uno per uno. Colui che ascolta la voce dello Spirito, colui che vince, costui sarà messo al banchetto e mangerà dell'albero della vita che sta nel paradiso, l'albero di Dio. E ognuno mediti su queste parole e cerchi di combattere. Date il vincitore, comporta il combattimento, dobbiamo combattere per trionfare. Crede che l'atteggiamento nostro migliore per celebrare l'anno dello Spirito è essere in ascolto dello Spirito stesso, perché Egli ha da parlarci. Egli che ha parlato per mezzo dei profeti, parla a ciascuno di noi in privato, ma parla a tutta la comunità in pubblico, tante e tante volte. Ascoltiamo quello che ci darà il suo Spirito. Amen. Erano una setta a tempo di profeti Giovanni, ed erano esoterici, mescolavano dottrine esoteriche giudaiche con dottrina cristiana, ed erano una peste, e seducevano i cristiani, perché si dicevano che erano del portatore di dottrine più profonde che i cristiani comuni non avevano. Ossia precedevano questi che poi saranno gli gnostici, la gnosi. Sono i precursori della gnosi cristiana. Uno dei diaconi, Nicola, furono 7 diaconi scelti,
il penultimo è Nicola. Sembra che Nicolaiti facessero capo a questo diacono Nicola. Ora devo prevaricare. Parlare poco per ora. Domenica cosa faremo? Cominciamo così. Domenica cosa faremo? Tutti parlano di elezione, noi non ne parliamo mai in pubblico. In privato se ne fa un gran parlare. In pubblico niente. Come sto fatto, Gesù? Ti adoriamo in questo sacramento dell'Eucaristia. Tu ci ami. Questa è la grande verità. E noi ti ringraziamo di questo amore. Gesù, va che al tuo amore corrisponda anche in noi l'amore, il tuo amore grande, immenso, incommensurabile, il nostro è un amore piccolo, proprio di contenti del cuore dell'uomo, tutti contenti di questo poco amore. Signore, quello che noi abbiamo, quello noi ti offriamo. Gloria e gloria a te, Signore. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Oggi e sempre sia lodato. Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e curando tutte le malattie e infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite, come pecore senza pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe, perché mandi operai nella sua messa. E un passo del Vangelo di Matteo, alla fine del capitolo 9. Gesù passa in mezzo alle folle e insegna loro e li cura e li guarisce. Passa come un pastore in mezzo alla pecora e si lamenta che tutte queste folle stanche, sfinite, sono pecore senza pastore. Perché senza pastore? Perché non sono state comprese, amate, curate. Perché ognuno di quelli che potevano essere pastori ha fatto le cose proprie e non si è curato dalla gente. Ecco perché sono pecore senza pastore, stanche e sfiduciate. Ma già era stato detto nel profeta Geremia e nel profeta Ezechiele: io manderò il pastore tra le pecore, il vero pastore. O Gesù, tu sei il pastore buono. Tu non soltanto allora camminavi tra le folle, ma cammini tuttora e sei qui. Tu solo sei il vero pastore, che ami le pecorelle, perché sei venuto dal cielo per queste pecorelle, che li comprende, li curi e li risani. O Gesù, questa mattina tu sei qui come pastore buono.
Noi ti abbiamo seguito. Siamo pecorelle stanche, pecorelle sfinite, pecorelle malate, pecorelle che hanno bisogno di qualcuno che si interessi di loro. O Gesù, tu ci ami, tu ci conosci, conosci i nostri bisogni. È per questo che ci affidiamo a te, che gridiamo a te, ci affolliamo attorno a te. Tu solo puoi venirci incontro, pastore buono, insegnaci ancora la via per cui dobbiamo camminare, ma soprattutto ti preghiamo di curare le nostre ferite, di curare le nostre infermità, di guarirci da tutti i nostri mali. O Gesù, gridiamo a te, pastore buono, con tutta l'empito del nostro cuore, della nostra fede. Vieni, Signore Gesù. Vieni, Signore Gesù. Vieni, Signore Gesù. In animo nianachi di sciorelù, a malarini campiono stato stopimu. La ranu e guadana niana lo ranu, niamago nianoto. Oliridimu nascintarachi di stara ieni ma anu aninia nana lusti costi mosto no mi anasce moschi renu. Signore Gesù, siamo qui davanti a te come pecore mute. Aspettiamo da te grazia, ma tu vuoi che noi beliamo davanti a te e ti diciamo quello che noi sentiamo, ma che non abbiamo rispetto umano, perché tutti siamo indigenti, tutti siamo nella medesima condizione, tutti abbiamo bisogno di te e tutti siamo fratelli e sorelle. Signore, fa che apriamo il nostro cuore a te. Signore, svegliaci dal nostro torpore. Tu sei qui. Fratelli e sorelle, gridiamo al Signore. Gridiamo al Signore che è qui. Mentre lo adoriamo con canti di gioia, prostriamoci davanti a Lui e diamo tutti i pesi che sono dentro di noi. Gesù, il nostro Salvatore, è qui. Credete o non credete che nell'ostia c'è Gesù? E se c'è Gesù, perché non guardate a Lui? Perché non gridate a Lui? Perché non trattate Lui come una persona viva che vi guarda e vi sente? O Gesù, Tu sei un Dio vivente. Sei Gesù qui in mezzo a noi. A te, o Signore, noi ci prostriamo e ti diciamo innanzitutto grazie che sei venuto in mezzo a noi. Grazie perché ci hai dato la vita. Grazie perché ci hai dato la salute. Signore Gesù, ognuno di noi ha una cosa da chiederti. Te la chiediamo in questo momento. E che ognuno di voi chieda la grazia che più attende da Gesù. Non abbiate ritegno, non abbiate rossore. Gridate a Lui ed Egli ascolterà la vostra voce. Colto Signore Gesù, la voce del tuo popolo. E questo popolo che chiede, dona la pace, la salute, la vita. Dona la riconciliazione, la conversione,
Dona la fede, la speranza, l'amore. Dona quello che hanno chiesto, Signore, e aggiungi quello che non hanno chiesto e che pure è necessario alla loro vita. Lode e gloria a te, Signore. Tornate, figli traviati, dice il Signore, tornate a me ed io risanerò le vostre ribellioni. Ecco, noi veniamo a te perché tu sei il Signore nostro Dio. In realtà menzogna sono le colline, come anche il clamore sui monti. Davvero tuo Signore sei il nostro Dio, nel Signore nostro Dio è la salvezza di Israele. E continua in Baruch. Ecco, coraggio figli miei, gridate a Dio ed Egli vi libererà dall'oppressione e dal potere dei vostri nemici. Io infatti spero dall'Eterno la vostra salvezza. Una grande gioia mi sta nel cuore e viene dal Santo per la misericordia che presto vi giungerà dall'Eterno vostro Salvatore. Ecco, il Signore ci richiama, ci dice che nelle colline, sui monti, nei luoghi dove noi ci siamo dispersi, non c'è niente, c'è soltanto menzogna, che soltanto in Lui c'è la vita. E noi adesso così speriamo in Lui. Il Signore ci infonde serenità, speranza e gioia. O Signore Gesù, adesso noi siamo qui davanti a Te perché sei Tu stesso che implori dal Padre per noi quello di cui più sentiamo il bisogno. E adesso continua la lode attraverso le lodi personali, i ringraziamenti, le testimonianze. Ringraziamo il Signore di queste brevi testimonianze e supplichiamolo perché ci venga sempre incontro. Il Signore guarisce ancora. Ha guarito una cista durante questa preghiera e ha toccato diverse parti del corpo dove si annidano malattie pericolose. Il Signore quando tocca per dire al male vai indietro, fermati. Qualche volta lo essicca completamente. Questa mattina ha bloccato tante malattie e ringraziamo il Signore. Il Signore resta più acuto l'udito di una persona, soprattutto questa persona aveva male al timpano e adesso questo male è passato. Signore, ti ringraziamo perché una persona sentiva tanto male alle sue spalle, cioè la sua schiena, altre persone erano come tutta presa da dolori al fianco e adesso questo dolore è passato. Chi aveva dolore al fianco, dolori lombari, ed si è sentito toccare dal Signore, alzi la mano, sono diverse persone. Ti ringraziamo, Signore, che si è sentito più agile perché aveva le gambe bloccate, soprattutto le ginocchia, e una fiacchezza grande alla spalla destra e
alle braccia, sono due o tre persone che hanno sentito questo beneficio di Dio, a una alla spalla e le altre alle braccia, alle ginocchia e alla caviglia. Chi sono queste persone? Un dolore al timpano, che adesso non c'è più, e un dolore alle gengive, che adesso non c'è più. E ringrazio il Signore. Ringrazio il Signore, benedice il Signore. Signore, ci sono due persone che hanno dentro il cuore un cruccio e una rabbia. Signore, tu hai toccato il cuore di queste due persone. Il cruccio è finito, la rabbia è scemata. Ma tanto non basta. Signore, tu in questo momento concedi loro la gioia di perdonare e la gioia di avere il cuore libero. Ti ringraziamo, Signore, perché è un'insigne grazia, perché è da tanto, tanto tempo che queste persone sentivano questo peso al cuore che non poteva finire, e questo cruccio che tormentava la memoria. Signore, ti ringraziamo per queste due persone, perché tu hai prodotto in queste due persone la suavità del cuore e il perdono completo. Grazie, Signore Gesù. Se qualche persona vuole testimoniare al riguardo, può testimoniare. C'è soprattutto una persona che aveva un cruccio nel cuore, inveterato, e adesso non lo sente più. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù. Tre persone avevano dolore fortissimo alla testa. Una aveva il labirinto che non funzionava bene, un'altra aveva come una cappa alla testa. Tutte e tre il Signore li ha visitate e non c'è più niente. Se queste tre persone sono qui presenti, sono pregate di alzare la mano. Bene, grazie Signore Gesù. E adesso, fratelli e sorelle, il Signore continua a guarire. E in vena di guarire, perché la nota particolare della preghiera è la compassione di Gesù. Gesù dice: sento compassione di questo mio popolo che mi segue nonostante tutto. Mi segue, mi viene appresso, chiede sempre a me, ed io ho compassione di voi. Per cui il Signore ha compassione delle nostre miserie. Sopportate con pazienza la mano del Signore, dice Gesù, e vedrete come questo attendere non è in vano, perché il Signore vi farà grazia. Tu sei affetto da un male alla vescica, ti è stato diagnosticato questo male. In questo momento il Signore scende nella tua vescica e il male viene bloccato, rimpicciolisce e poi inaridisce. E per una persona riaffetta da un male alla vescica, il segno è questo, che la persona sente in questo momento come scendere qualche cosa nella sua vescica. Il Signore ancora dice ad una donna che si sente come le gambe paralizzate, che le do la forza. La persona sente come una forza scendere dal corpo che sta in alto fino alle gambe e si sente irrobustito. Ecco, vedete un po' quanto tumore ci sono.
l'aria infetta, queste ordigni micidiali che hanno fatto le loro esplosioni e che continuano così, ora qua, ora là, ad esplodere, producono quest'aria infetta, lo diceva Oppenheimer, l'autore della bomba atomica, quando radunò gli scienziati e fece avvertimento a tutti i capi di Stato di non procedere per questa via perché il mondo si sarebbe ridotto di un terzo. Ed era lo scienziato che aveva inventato la bomba atomica. Proprio prima di morire, vuole dire queste parole agli scienziati e ai capi di Stato, a cui scrisse: non procediamo per questa strada, altrimenti uccideremo. Per 30 anni ce ne sarà, abbiamo detto, per 30 anni ce ne sarà. Signore, l'aria è stata infettata e noi subiamo la perfide degli uomini che hanno fabbricato armi contro i propri fratelli e l'uccisore, il grande nemico che è dietro le quinte che vuole uccidere. Ma tu sei il datore della vita. O Gesù, che hai dato la vita per noi, ti preghiamo di abbreviare i tempi permessi da te, in cui questo male moltiplica la sua presenza in mezzo a noi e uccide tante persone. Allevia, Signore, le sofferenze dei tumorati, ma dà agli scienziati la facoltà di inventare, di trovare il rimedio contro questo male e contro gli altri mali che incominciano a perversare. Signore Gesù, tu sei il medico dei corpi e delle anime. Signore Gesù, di fronte a tutto male, tu moltiplichi il bene, e se gli altri ci uccidono, tu guarisci, oh Signore. Salvaci, oh Signore. Vieni il nostro aiuto, Signore. I nostri fratelli ci hanno fatto del male, forse senza saperlo, ma tu, Signore, vieni il nostro soccorso e salvaci. Salva i nostri bambini, salva le nostre donne, salva tutti, oh Signore. E adesso, fratelli, portiamo Gesù in processione, gridate a Lui, e la salvezza scenderà da Lui, perché Lui è buono e misericordioso, e non si lascia pregare, perché darà grazia a tutti, o di sopportare il male, oppure di espungere il male. Satana ha sporcato i cieli con il suo fumo tenebroso e irrespirabile. Signore, noi soffriamo per questo fumo, e ti preghiamo di soffiare su questo fumo e di farlo dileguare oltre gli orizzonti. Per questo, Signore, noi ti preghiamo.